Salve a tutti e ben ritrovati. Ecco gli aggiornamenti per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile. La nostra regione vivrà una spiccata variabilità con temperature che saranno leggermente al di sopra della media, ma poi proprio in concomitanza dell'inizio della nuova settimana, quindi tra il 24 e il 25 aprile, guardate, l'Italia, in particolar modo il versante adriatico e la Puglia, si troveranno tra due masse d'aria completamente diverse. Ad ovest ci sarà, guardate, l'alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato sul Mediterraneo occidentale, ad est invece un passaggio instabile e fresco che andrà ad influire anche parte del quadro meteorologico della nostra regione. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà nei prossimi giorni, cominciando da oggi, sabato 22 aprile, una giornata mite con temperature fin a 22-23 gradi, con cielo in prevalenza poco nuvoloso, ventilazione debole dai quadranti settentrionali. Nella giornata di domani, domenica 23 aprile, avremo ancora una mattinata soleggiata con poche nubi, ma nel corso delle ore pomeridiane si formerà qualche isolato temporale sulle zone interne della Puglia, in particolar modo su Gargano, sull'Appennino Dauno, altopiano delle Murge, fin verso le Murge Tarantine. Sul resto della regione avremo comunque ancora tempo pressoché stabile, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Domenica sarà anche una giornata mite, con valori massimi fino a 22-23 gradi, ventilazione che ruoterà anche le quadranti meridionali e favorirà un aumento delle temperature minime. Passiamo alla nuova settimana, lunedì 24 aprile, cominciano le avvisaglie di un peggioramento delle condizioni meteo, in particolar modo al mattino cielo variabile con alternanza di nubi e schiarite, ma nel corso delle ore pomeridiane arriveranno dei temporali, in particolar modo su Foggiano e Barese, quindi su Gargano, sull'Appennino, Tavoliere delle Puglie e altopiano delle Murge, ventilazione dai quadranti occidentali. Anche lunedì comunque sarà una giornata piuttosto mite, con valori fino a 21-23 gradi nei valori massimi. E infine, ecco martedì 25 aprile, avremo al mattino una giornata soleggiata con poche nubi sul cielo della Puglia, ma aumenterà la nuvolosità già a partire dalle ore pomeridiane. Infatti, le infiltrazioni di aria più fresca si faranno sentire ed innescheranno dei temporali che interesseranno la nostra regione tra il pomeriggio, ma soprattutto a cominciare dalle ore serali. Piogge e temporali che inizieranno a coinvolgere la Puglia, cominciando dal Foggiano, e poi nel corso della sera e della notte i fenomeni si estenderanno anche al Barese. Non sono esclusi dei temporali localmente intensi, ventilazione che si disporrà dai quadranti meridionali, e martedì temperature che saranno in nuovo temporaneo calo. Questo comunque è il preludio di un passaggio instabile che ci accompagnerà anche nelle giornate di mercoledì e giovedì. Io vi do appuntamento proprio a martedì 25. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon weekend.